Parto o non parto? Parto o non parto? La questione è sempre la stessa ormai da mesi. E mi sono reso conto che uno dei motivi per cui non parto e non ho neanche l'esigenza di partire sta nel fatto che in questa bottega in cui riparo biciclette, tesso relazioni. Si è compiuto tutto quello che normalmente ti aspetti da un viaggio. I primi anni, quando partivo in bicicletta, meraviglia era data dal fatto che le persone che incontravi erano sempre una cosa meravigliosa, no? Incontri le persone, no? Perché nel tuo quotidiano, nella tua vita, alla fine c'era un po' di aridità, di relazione. La colpa era sempre degli altri, ovviamente, mai la tua. E quando viaggiavi, che cosa succedeva? Che si creava una sorta di magia che pare si possa realizzare solo nel viaggio. Ed era la ragione per cui prendevo la bicicletta e partivo, perché sapevo che apparecchiato da cicloturista avrei incontrato un sacco di persone, avuto riconoscimenti. E da quando questa dimensione invece si è realizzata anche in bottega, non sento quella forte necessità di prendere e partire per andarmi a prendere sorrisi, prossimità, relazioni, perché qui avviene continuamente tutti i giorni. Anzi, spesso bisogna difendersi, prendere le distanze, tipo chiudo, tiro giù la serranda. Perché ho bisogno di un po' di solitudine. Per cui quello che andavo cercando nel viaggio in passato lo trovo da stanziale. E un po' mi dispiace perché vorrei avere dei conflitti talmente irreversibili e irreparabili da dover partire, invece non li ho. Qui le cose funzionano, i rapporti anche, l'economia è buona perché guadagno bene, basta non avere rapporti con le banche, non essere sposati, non aver cagato figli a cazzo, è certo che poi vivi bene. Per cui, non avendo una famiglia, e non ce l'ho perché ho troppo rispetto per la famiglia per farmene una, e ho troppo rispetto per i bambini per metterli al mondo. Per me non mettere al mondo il bambino, mio figlio, è stato un atto d'amore, il più grande atto d'amore che potessi dargli. Perché l'idea di dargli un padre irrisolto, come lo sono stato io fino ad oggi, mi sembrava cattiveria pura. E dunque non sono partito in bicicletta pur viaggiando da stanziale, dove la gratificazione del viaggio, che normalmente è data dalle relazioni, qui avviene tutti i giorni, vaffanculo. Poi ci si è messo ancora sto cazzo di basilico, da quando ho messo il basilico fuori si avvicinano tutti, perché il basilico è come Babbo Natale, una figura neutra, no? Come fai ad avercela con Babbo Natale? Non puoi. Ci puoi credere, non ci puoi credere, ma non ti puoi incazzare con Babbo Natale. Al limite lo ignori. E il basilico è la stessa cosa, il basilico è quella roba per cui molte persone che non hanno nulla che un tipo di rapporto con la bicicletta, con lo sport, con la meccanica,
che sono quelli che poi si avvicinano qui perché hanno forato la bicicletta, devono fare un po' di manutenzione, e si avvicinano a questi. Invece no, il basilico ha aperto nuove prospettive, nuove aperture, per cui gente che non è mai andata in bicicletta, che forse odia anche i ciclisti, invece si ferma e sorride. Ed è per certi versi per me una grande conquista, perché io ho scritto poesie. Poi mi sono anche rotto i coglioni di scrivere poesie, no? E ho sempre pensato, da pigro, di fare la poesia a qualcun altro, no? In questo caso al basilico, metti lì una piantina di basilico, la curi, fai attenzione, non esporla troppo al sole, lei poi esplode e poi ti rendi conto da pigro che è molto più gratificante fare la poesia con i gesti che scrivere, perché scrivere è una rottura di coglioni. Invece il basilico lo innaffia e lui poeta per te. E wow! Per cui fanculo alle scuole di scrittura, fanculo alla scuola di Holden, fanculo tutti i concorsi letterari. Io, frate, non ho mai partecipato a un concorso letterario, figuriamoci. Poi chiedono sempre dei soldi, ma chiedi dei soldi, perché mi chiedi dei soldi? Sei tu che vuoi promuovere la poesia. E invece no, vuoi mettermi le mani in tasca, il portafoglio. Perché io voglio fare il poeta. Per cui il viaggio da stanziale. E la poesia senza farla. Senza scriverla. Atto poetico, ma vaffanculo, atto poetico. Anche quella roba lì, il linguaggio, rispetto alla. Poi la poesia non è altro che far sorridere la pancia alle persone. E quando io vedo le persone che passano davanti alla bottega e gli vedo che gli sorride la pancia e gli vedo anche la coda dietro che non hanno, ma io la coda la vedo, che scodinzolano, e allora mi viene da dire che la poesia si è fatta. Comunque forse parto, o forse continuo a partire stando da fermo, non lo so, vediamo. Sì, potrei partire.